Benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo un po' live e userò la CVR. Iniziamo. Allora, ecco, intanto che si caricano i texture vi spiego un po' perché gioco con la CVR. Allora, la CVR è un'arma che a me non piace. E perché non piace? Vabbè, è una delle più usate del gioco e la usano in molti, davvero in tanti. Però non mi piace perché la trovo troppo precisa per i miei gusti. So che è strano da dire, ma la trovo troppo precisa per i miei gusti. Allora, sto cercando di usarla, siccome mi hanno detto in molti che è un'ottima arma. Posso anche comprendere, però non è il mio genere di arma. Dove sei? Mori. Allora, ora cercherò di non morire, cercando di difendere il più possibile, ma questi mi arrivano da sotto. Dai, sali su. Sali su. Sali anche l'altro, dai su. No, 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 pistola. No, 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 perché non cambiate veloce. Vabbè, figura di merda. Andiamo avanti. Allora, la CVR è la seconda carabina più veloce del gioco dopo l'M-TAR, a cui mi piace tantissimo l'M-TAR, però la CVR, come ho già detto prima, non piace. Se potete consigliarmi un loadout magari più efficace per quest'arma, questi si ammazzano da vicino, se potete consigliarmi un loadout adatto a quest'arma, io per ora sto usando angolata e freno di bocca per, diciamo, aumentare un po' lo spread di quest'arma, perché a me sono abituato a darmi con alto spread che riesco a controllarlo, e questa ne ha un po' di meno ed è stato un po' difficile da usare. Questi che fanno, vabbè, aspettiamo che l'animazione si fa e muore da solo. Ok, no, oddio, stavo per saltare sulla claymore. Allora, qua saranno in 120. No, sbagliavo, qua sopra sono in 120. Madonna, sono troppi. Facciamo il giretto tattico. Muori. Un altro qua sopra. Allora, se ritorno dove ero prima, sono in 120. E quindi direi di fare la cosa tattica e tornare dove ero prima. Allora, dove sei? Dove sei? Dove siete? Ce l'ho dietro. E qui a sinistra sono in 3. 1, 2. E l'ultimo dov'è? È morto. Ce n'è uno qua però. Ciao. Curiamoci. Vi consiglio, se giocate più per divertimento, comunque il modo migliore per giocare a Deathmatch è quello di difendersi attaccando non troppo, ma comunque con cattiveria. Questi avanzano tutti senza vedermi. Boom, headshot, ultimo colpo. Perché questo? Allora, faccio un po' di fatica a parlare mentre gioco. Ecco, intanto mi uccidono da dietro. Che cosa sto facendo? 12-2, vabbè. E perché difendervi? Beh, io, diciamo, che sono uno che rascia molto, però comunque una tattica molto vincente è quella di coprirsi il culo a vicenda. Quindi se siete in due, cercate di stare insieme, non siate lupi solitari. Allora, cerchiamo di rianimare un po' questi, che se no perdono la stragrande. Facciamo un giretto tattico. Uno fatto. Facciamo una nade tattica. Non ho fatto un cazzo. Muori. Sono uno qui fuori. Non uno. Madonna quanti. Qua ce n'è uno. Siamo a metà strada, forza, prendiamoli. Quanti ce ne sono? Ma soprattutto sto facendo la strage. Allora, questo lo fottiamo alla grande. Uno qui sopra.
devo dire che mi sta piacendo. Strano, però non è una delle mie armi preferite, ma comunque il suo lavoro lo fa. Allora, cerchiamo dove sono i nemici. Mi servono ammo poi. Dobbiamo? No, si fa una cosa molto furba. Allora, quando avete finite munizioni, non fate coglioni e andate in giro con la pistola. Trovate il kit in un supporto e vi rubate l'arma. Cosa molto utile. I consigli di Gears. Vabbè, andiamo avanti. E muori però. Ecco, avete visto che mi si è sballato un po' il fucile? Quello è la cosa che io non sopporto. Allora, ci dovrebbe essere... Dove sei? No, ce l'ho qua, merda. E ho sbagliato io ora, perché ho rushato troppo. Vabbè, andiamo avanti. 22-3, non è male, dai. Andiamo avanti. Ora dovrebbero essere tutti in piscina. O comunque sul lato opposto di là. Infatti, oddio, ce l'ho pieno. Ecco. Grazie. Rianimiamo questo. Facce di merda, no, non rianimano mai. Muori? Madonna, che palle. Ah, no, madonna, mamma mia. E trolla pure. Vabbè. Questi sono i giocatori di Battlefield, ragazzi. Grazie, amico. Sono tutti su quella struttura là. Allora, intanto mi preparo a rianimare questo, infatti. Ah, ce n'è uno qua. È buona da vicino. È buona da vicino, però non è la mia arma preferita. Tanto rianimiamo questo qua. Uno c'è qui dietro. Non è solo... Oddio, l'ha sfruttato come reflect. Mamma mia, ma quasi fatto fuori. Ma arrivano tutti da qua. Da sotto. Mamma mia, mi sono salvato il culo. Meno male che non so sparare. Devo trovare arma come prima. Ma questo assalto. Questo è scout. Merda. Andrò in giro con la pistola? Direi proprio di sì. Allora, intanto c'è uno qua. E se riesco la coltello. No, non lo riesco. Mi sono salvato il culo. Due là. Sempre chiesti di un supporto. Assalto. Andiamo avanti. Sto andando in giro con la pistola e sto facendo 31-3. Allora, qui ci dovrebbe essere qualcosa. No, troppo vicino. Un supporto, bene. E soprattutto pure quello di prima. No. Ecco, questa è la cosa che non deve succedere quando cambiate kit. Che succede l'80% delle volte. Penso che la partita sia finita. No, 5 uccisioni mancano. E vediamo se riesco a farne almeno una. Allora, sono tutti là davanti che si fanno ammazzare come i coglioni. Vediamo. Tanto rovino questo. Oh, l'ultima, ottimo. Vabbè, quanto ho fatto? 33-4. Direi che è andata abbastanza bene. Per oggi il video penso che sia finito. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao!